quanti noi siamo abituati a conoscere Aggy Wuggy, Mommy Long Legs e tutta la cerchia di mostri super spaventosi, come appunto dei mostri giganti che, mamma mia, ti vogliono mangiare nel sonno. Ma cosa cambierebbe invece se tutti questi mostri diventassero dei veri e propri bambini? Certo, effettivamente farebbe molto ridere. E se non volete tornare anche voi dei bambini di 2 anni, iscrivetevi tutti quanti al canale e lasciate like. Ma adesso andiamo a vedere questo video. Attenzione, attenzione, stanno cercando di sfondare la porta. Mommy Long Legs sta arrivando. Abbiamo bisogno di polvere di veleno, zanne di ranno schiacciate e un mucchio di altre sostanze chimiche pericolose. Ma per fare che cosa? Non lo so, ragazzi, guardate, stanno creando un mescuglio. Ma che cavolo è? Aggy Wuggy lo stregone magico. Ma da quando, ragazzi? Ok, voglio scoprire che cosa. Ah, con questo si rimpicciolerà un piccolo bambino. Sei sicuro che funzionerà? La vedo con una cosa molto pericolosa. Ok, quindi questo è il loro piano per trasformare Mommy Long Legs in una bambina. Vediamo se ha funzionato. Oddio, no, sono tutti dei bambini. Non ci posso credere. La stanza è diventata più grande all'improvviso. No, sei tu che sei diventato più piccolo. Non ci posso credere. Guardate, Aggy Wuggy che piange. Mi metti in sesso, Aggy Wuggy. Dobbiamo trovare un modo per sistemare questo problema. E poi c'è Mommy Long Legs che se ne va via. Beh dai, almeno adesso non è più pericolosa. Cioè, almeno adesso possiamo dire di non avere più paura di Mommy Long Legs. Quindi almeno per questo possiamo essere tranquilli. Ok, penso che questo sia un grande problema da risolvere. Bisogna tenerla rinchiusa. Ma no, mi hanno fatto una gabbia. Dovete rimanere lì finché non troviamo un antidoto. Ok, gli hanno dato dei giocattoli. Questi sono gli stessi giocattoli, ragazzi, che si trovano all'interno di Poppy Playtime. Ok, divertiti, perché io potrei metterci un po' di tempo a trovare l'antidoto. Cioè adesso Poppy, da che era la più piccola, è diventata la più grande. E che cosa è successo? Sono evasi dalla prigione. Non ci posso credere. Che cosa stanno prendendo? Ok, Poppy sta cercando di ricostruire l'antidoto. Ok, ma nel frattempo, mentre lei è distratta nella creazione di questa miscela magica, tutti gli altri sono spariti. Ed è un guaio lasciare due bambini mostri come Aggy Wuggy e Mommy Long Legs in giro per tutta la fabbrica. Poppy, ti adoro. Ok, bene, però devi rimanere fermo. Devi rimanere fermo perché bisogna rintracciare assolutamente gli altri. Fatti un bel pisolino, ciucciati un po' il dito come fanno i veri bambini. Se vuoi ti do anche un bel ciuccio, fai... Vabbè, lasciamo perdere. Vai Poppy, devi trovarli assolutamente. Mommy Long Legs, Aggy Wuggy, non possono essere troppo lontani. Cavolo sì, sono dei bambini con delle gambe minuscole. Cosa? Sono finiti nei condotti. No, no, non ci posso credere. Stanno usando i condotti come degli scivoli. Guardate, quasi è meglio vederli da grandi. E dove cavolo sono finiti? Questa è l'ambientazione del capitolo 2. Mommy Long Legs. Ah! Ragazzi, lo avete visto tutti quanti? Che cavolo c'era lì dentro? Quello lì era il bruco che si intravedeva nel trailer. E però adesso quel bruco è a dimensioni normali, quindi ho molta paura per loro due. Certo che la vocina di Mommy Long Legs da bambina è molto carina, devo essere sincero, ragazzi. C'è un qualcosa che si aggira. Non è divertente. Chi va là? Non sarà per caso Daddy Long Legs? Spero di no. Temo sia questo. Daddy Long Legs! Aggy Wuggy ha sentito l'urlo. Penso che Mommy Long Legs sia nei guai. Devo andare ad aiutarla. Ma secondo me anche tu ti sei cacciato nei guai. Qualcuno qui si è perso? Sì, hai visto per caso un piccolo ragno qui intorno? Questa è una bella domanda da parte tua. Ma perché non facciamo un gioco mentre provo a rinfrescarmi la memoria? No, 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 no. Questo ragazzi è un trucco che non funziona. Questo lo usano i pedofili quando ti vogliono dare la caramella. Mai accettare le caramelle dagli sconosciuti.
Mami Long Legs, tu devi trovarla, ma devi anche muoverti, perché qua siamo in dei guai enormi. Sicuramente più grossi di loro, che sono dei bambini piccolini, cioè minuscoli. Ok, ok, cavolo, adesso bisogna stare un attimo calmi e vedere che cosa fare da qualche parte. Bisogna trovare un'arma, perché comunque lei se n'è accorta che c'è qualcosa che si aggira attorno a lei. Quindi bisogna in qualche modo sconfiggere questa cosa. Eh no, era il player. Che cosa stava facendo il player? Non lo so. Stava giocando a nascondino. Non mi sembra il caso di giocare a nascondino, stupido player. Ci stanno anche i bambini Legs che stanno per morire dopo minacce enormi e tu giochi a nascondino. Ma che cavolo fai? Ha detto che vuole del cibo e si mette a piangere. Io non ho parole. Io non ho parole. Fatemeli tornare grandi per piacere. Per piacere. Oh! Che cosa, cavolo? Aspetta un attimo. Ma è diventato ancora più piccolo. Adesso è proprio un bebè. Questo è un guaio enorme. Perché prima almeno parlava. Adesso piange solo. Gli è pure sbucato il pandolino. Mommy Long Legs invece, che non è più mommy, è figlia a corte gambe, perché adesso non ce l'ha manco più lunghe. Sta scappando dai grossi artigli di Daddy Long Legs. Scappa, scappa. Ho paura che possa diventare ancora più piccola anche lei. Non ti preoccupare, presto tutto sarà finito. Oh, c'era quasi, ma è diventata minuscola. È ancora più piccola, mi sbaglio. Anche Akiwagi sta scappando dal brucone. Mi stanco del bambino che insegue, rallenta così posso ma che cavolo c'è scritto? Vabbè, comunque ha detto mi sto stancando, rallenta, perché così posso prenderti. Rimani lì. No, non ti conviene rimanere lì. Assolutamente, non lo fare, devi scappare. Che cosa sta facendo? Cosa? L'ho tagliato. Ok, è un bambino che c'ha un bel po' di coraggio, devo essere sincero. Abbiamo un modo speciale di trattare con i festaioli. Perché ci sono i festaioli? Cioè, per caso di festa? Si parla di festa? E allora balliamo! Oh, lo sta prendendo in giro. Ti faremo pagare. In che senso? Oh! Questa era la festa di cui parlavano prima! E mi sa che gli invitati non sono così bravi. Non è che adesso vogliono dare il baby Akiwagi in pasto a tutti questi Akiwagi colorati giganti? Troppo tardi. Attaccate! No! Vi prego, no, fermi! Ma non lo vedete che è un vostro simile? No, 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 cavolo, tutti i bambini si sono messi nei guai. Si sono messi nei guai. E non arriva al condotto. Non riesce ad aggiungerlo. E il tempo stringe perché i due Akiwagi si stanno avvicinando sempre di più. Però casualmente ha abbassato una leva che gli ha fatto attivare l'elettricità nel collare di questi due mostri. Sarà pure un bambino, ma è tipo super intelligente. Oh no, mi sa che non ha funzionato. Cavolo, cavolo, questo potrebbe essere un problema. Intanto Mommy Long Legs continua a scappare e nessuno riesce a fermarla. Meglio, meglio, perché comunque dai, finché è grande, ma da bambina, poverina, poverina. Però certo che starti pagando tutte le volte che hai inseguito il povero player, che in confronto a lei era veramente un bimbino. Ok, c'è un buco, magari potrebbe insinuarsi qui dentro. Lei ci entra, Daddy Long Legs no. Loro intanto si sono liberati dei collari e quindi adesso la situazione si fa più intensa. Oh, Mommy Long Legs è sbucata proprio davanti a loro, è diventata un uovo e gli è caduto in testa. Cioè è diventata talmente piccola che si è trasformata in un uovo. Ma stiamo scherzando? Cioè è riuscita a sconfiggere i due Akiwagi? Facevano così schifo? Ok, e l'ha preso in giro. Bene, sono riusciti a salvarsi, per fortuna. Vediamo se riesce a tornare da Poppy, perché da bambino non so se sa ambientarsi all'interno di tutta questa fabbrica. Intanto qua c'è il player che si sta mangiando le gambe del dinosauro. Io ho paura che possa diventare anche lui praticamente un feto, un bambino che deve ancora nascere praticamente. Cosa? Cosa c'è in bocca? Ah no, per un momento ho pensato che si fosse mangiato a Akiwagi. Mi stavo preoccupando. È sparito anche lui! Ma dove è finito? Akiwagi, dove sei? Ho paura perché Akiwagi è completamente sparito. Ah no! Eccolo! È minuscolo! Oh, lo sta calpestando! Ferma! Ok, se n'è accorta. Meno male. Meno male, ragazzi. Rendete conto che se non se ne accorgeva, lo scavazzava. Però dei condotti c'è lui che li guarda, Daddy Long Legs, che dice: ah, sono tutti bambini. E questo rende il gioco ancora più facile. No, 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 non va bene, non va bene. Si stanno rimpicciolendo tutti sempre di più. Bisogna muoverci. Sono questi. Finisce che spariscono completamente.
Ok, sta buttando per terra tutte le fialette di cose strane, non so cosa stiano facendo. Comunque, devi muoverti, devi creare subito un composto, non lo so, diventa la strega magica che tutti desiderano di essere. Fai qualcosa, metti questo veleno rosa, che lo fa diventare rosa anche quello. Spero che stia facendo qualcosa di fattibile, cioè, perché secondo me, ragazzi, non è che sia così tanto esperta da creare un antidoto, ragazzi, non so perché. No, no, fermo, fermo, non te lo mangiare, non te lo mangiare. No, 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 wow, mi ha buttato la roba in faccia, sono tornati tutti grandi, ce l'ho fatta. E adesso lui è diventato troppo vecchio. Non ci credo, cioè, ha creato la pozione inversa. Nonno, adesso è grandpa long legs. Nonno dalle lunghe gambe. Ha imparato la lezione. Ma abbiamo imparato anche noi che non bisogna mai giocare con le pozioni di Poppy, perché se torniamo bambini è un grande guaio. Ci vediamo in un prossimo video. Ringrazio a tutti quanti per la visione. E ciao ragazzi, bye.